scudetta da mille a me, sì ma proprio meglio e mo tagliata ne, sì ma frate stavo da ca, Napoli, 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 na. Questo cuore mi sa sta via, un milione e cento di compagnie. Qualche giorno fa Diego Armando Maradona, ospite da Fabio Fazio, ha espresso il suo desiderio di tornare a Napoli e allenare la squadra che attualmente è guidata da Rafael Benitez. Tu, se ritornasse Maradona, cosa proveresti? Ma penso che starebbe meglio dove sta. Per quale motivo? Ma perché ormai Diego, sì, per quanto sia un calciatore molto competente, per carità, non lo metto in dubbio, ma ha avuto la sua, diciamo, la sua parabola, la sua vita. E... Ha fatto anche l'allenatore per diverse altre squadre, chiaramente, ma non lo vedo onestamente come allenatore per il Napoli, nonostante i tifosi sicuramente lo accoglierebbero a braccia aperte, ne sono sicuro, è chiaro, ma penso che Benitez stia facendo bene. E se Maradona tornasse a Napoli per allenare la squadra che attualmente è guidata da Rafael Benitez, tu che cosa penseresti? Io penso che Benitez dovrebbe restare a Napoli perché è un grande mister, una grande persona, e penso che a Napoli fanno bene queste persone. Io penso che Maradona è un drogato di merda e penso che non è una buona persona che potrebbe stare sulla panchina del Napoli. Penso che non sia giusto, già ha vinto con il Napoli, ha fatto la sua epoca, basta così. Ora c'è Benitez e va bene così. Quindi nessun ritorno di Maradona sulla panchina del Napoli? Non penso proprio, va bene così. Ma ormai è troppo vecchio come... Quindi non sarebbe un buon allenatore? Assolutamente. Per quale motivo? Forse perché sono milanista io. Per me sarebbe bene. Per quale motivo? Perché è bravo, è stato anche un calciatore del Napoli. Eppure con l'Argentina non è che ha fatto granché. Vabbè, che ti posso dire? Comunque ti posso parlare con mio zio che lui ne sa più di me del pallone. Ossia di Maradona, che vuoi fare l'allenatore del Napoli. Penso di no. Tu pensi di no? Penso che non è più cosa il Maradona. Per quale motivo? Per tanti motivi, oramai lui non è che è stato lontano dal calcio, è stato sempre vicino al calcio, ma non c'ha più, diciamo, quello stimolo e quella cosa di anche per tutti i guai che ha, diciamo, tutti messi assieme, secondo me non può fare l'allenatore da nessuna parte. Ma se lui venire, muore di Dio, ben venga, perché noi siamo sempre a parte sua. Se viene a Napoli, anche è buono anche per tutti i napoletani. Per quale motivo? Che è dato tante cose per i Napoli, perché tutti i Napoli lo vogliono bene. Speriamo che lui vieni e fa allenatore come deve essere a Napoli. Sinceramente è stato un grande campione, un grande giocatore, un po' forse meno come uomo, però lo aspettiamo, tanto, come dire, siamo liberali, a Napoli può venire chiunque. Poi soprattutto uno che ha fatto il gesto dell'ombrello, a maggior ragione. Io penso che è meglio di no. Per quale motivo? Ha fatto il suo, ci ha dato grandi soddisfazioni, meglio che rimane nel ricordo positivo, perché come allenatore non credo che sia la stessa cosa di fare il calciatore. Se lui tornasse, che cosa ne pensereste? È una grande gioia vedere Maradona, vedere di nuovo in campo. Quindi tu sei d'accordo al suo ritorno? Come, non sono d'accordo. Sarebbe male, perché è stato sempre un bravo giocatore. Poi penso che... Ed essere un bravo giocatore vuol dire, secondo lei, anche essere un buon allenatore? Certamente. Anche dopo le brutte prestazioni con l'Argentina ai mondiali? Penso che andrebbe bene. Per me andrebbe bene. No, non è cosa proprio. Non è cosa. Per quale motivo? È buono solo come giocatore del Maradona, non come allenatore. Quindi lei non vorrebbe il suo ritorno? Va bene così come Maradona, già ha fatto tanto. Non ci serve come allenatore. Non è cosa più, da fare un mestiere che il pensionato deve stare in grazia di Dio. Quindi secondo lei Maradona anche all'età di 53 anni non può fare più l'allenatore? Non è più il caso che ha da fare l'allenatore.